Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il Movimento 5 Stelle chiede certezze sulla balneabilità delle acque di Pescara e presenta una interrogazione parlamentare e una interpellanza in Consiglio regionale. Dopo la risposta del Ministero della Sanità si chiede alla Regione di cambiare la delibera di giunta. Il servizio è di Paolo Renzetti. Così come la risposta del Ministero è apparsa chiara, ha confermato i nostri dubbi e quelli della consigliera Barbara Stella, che nell'interpellanza ha sollevato la problematica. Nonostante il cambio del tratto e quindi di denominazione, questo non comporta l'annullamento dei dati storici, ovvero dei dati che hanno preceduto nei 5 anni appunto precedenti e hanno rilevato una scarsità della qualità delle acque. Gli ultimi rilievi garantiscono però che nell'intera stagione balneare si siano messi in campo dei provvedimenti, e questo è compito della Regione, quindi non c'è nessun tipo di allarmismo, ma noi ci preoccupiamo della salute dei cittadini, che è una delle priorità di tutti noi. Sicuramente deve intervenire la Regione, innanzitutto dando seguito alla risposta che ci ha dato il Ministero della Salute e quindi modificando la delibera di giunta. In questo modo, ponendo il divieto permanente, deve mettere in campo tutte le azioni volte a ripristinare una qualità delle acque perlomeno sufficiente, ripeto, solo ed esclusivamente a tutela della salute pubblica. Abbiamo visto che il sindaco si è attivato per fare i primi rilievi. Noi vogliamo sottolineare un altro aspetto. Le opere che sono state fatte nel porto dovevano servire a far migliorare la qualità delle acque. Le analisi ci dicono che evidentemente non c'è tutto questo miglioramento e quindi vogliamo che si indaghi ancora più a fondo, valutando la possibilità che ci siano altri sversamenti, non soltanto sull'asta fluviale, ma anche sulla riviera, perché ci sembra strano, insomma, che siano sempre quei due tratti ad essere interessati, tratti nei quali nel passato c'erano due pompe di sollevamento che sono state superate, diciamo, dal nuovo impianto, dal nuovo collettore, però crediamo, insomma, che dare un'occhiata più precisa in quei punti probabilmente potrebbe anche riservare delle sorprese, e quindi invitiamo il sindaco a valutare anche questa possibilità. 5 Stelle, il solito allarmismo inutile ed anche dannoso per il nostro turismo, dichiara l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo in risposta alla conferenza stampa che abbiamo appena visto nel servizio. Febbo spiega che in quel specifico ha sicuramente un impatto un netto miglioramento rispetto ai 5 anni precedenti, e i dati effettuati sono positivi e dimostrano come il nostro mare sia più pulito rispetto al passato. Ricordo come su Pescara permanga un divieto tecnico di balneazione all'altezza di via Leopardi e via Galilei, solo perché bisogna attendere il terzo esito positivo, e quindi attendiamo fiduciosi di conoscere i valori attuali ed aggiornati. Infatti i valori erano già abbondantemente rientrati nella norma, come riscontrato nelle analisi fatte lo scorso 24 giugno, che ci hanno consegnato un mare pulito e balneabile su tutta Pescara. Pertanto, conclude Febbo, invito i rappresentanti pentastellati a non creare preoccupazioni o paure prima di conoscere i dati ufficiali e attendibili. Sciopero oggi a Chieti dei lavoratori del personale del laboratorio analisi del Santissima Annunziata, contemporaneamente sit-in in corso Marrucino. Il servizio. Lo sciopero del personale del laboratorio analisi presso il Policlinico di Chieti. Questa mattina l'Unione Sindacale di Base e la CGIL hanno organizzato un sit-in in corso Marrucino a Chieti per denunciare l'immobilità della ASL nel risolvere i problemi che affliggono il laboratorio dell'ospedale Teatino e contestualmente il fallimento del tavolo tecnico permanente proposto dalla stessa ASL e successivamente abbandonato da quest'ultima, che tra l'altro in uno strenuo tentativo fuori tempo ha chiesto l'intervento della prefettura al fine di scongiurare lo sciopero che si è regolarmente tenuto questa mattina. Noi abbiamo iniziato questa protesta, possiamo dire, già da 2 anni fa, quando ci furono le esalazioni
al laboratorio analisi di Chieti e alcuni tecnici laboratori, alcuni dirigenti medici andarono a finire al pronto soccorso. Da allora abbiamo iniziato a dire che dovevano essere sistemati gli spazi, le strutture, eccetera, perché uno dei motivi è quello che secondo noi dove è localizzato il laboratorio analisi non ha i requisiti per avere l'agibilità, e perciò siamo andati dal sindaco a dirgli pure questa cosa. Durante il sit-in una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati ha incontrato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ha parlato e ha promesso il massimo impegno del comune per risolvere la vertenza. Diciamo che l'incontro è stato per noi esaustivo. Abbiamo elencato le problematiche, abbiamo fatto presente al sindaco che secondo noi i locali sono inidonei e ci ha promesso che verrà fatta da parte degli uffici preposti comunali un'ispezione per tale verifica. Quindi siamo più che soddisfatti. La protesta andrà inevitabilmente avanti fino a che le problematiche non saranno risolte. Insomma, non possiamo permettere che 20 tecnici e 15 dirigenti lavorino in condizioni ambientali assolutamente inaccettabili. È scattata alle prime luci dell'alba una vasta operazione della Compagnia Carabinieri di Ottana del Comando Provinciale di Nuoro per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 6 persone ritenute a vario titolo responsabili di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L'operazione, denominata Il Sistema, ha interessato le province di Nuoro, Lamezia Terme e Pescara. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Nuoro su richiesta della medesima Procura della Repubblica. Secondo le indagini dei militari di Ottana è stata sgominata una rete di rapporti corruttivi tra pubblici ufficiali ed esponenti di alcune realtà imprenditoriali finalizzate ad assoggettare la gestione del denaro pubblico all'interesse privato. Proseguiamo con il nostro notiziario. Confermate in appello le condanne ai sanzifici Vecere. Il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella, dice che questa amministrazione si è battuta in ogni modo per la tutela dei suoi cittadini. Ora vigileremo sul dissequestro degli impianti. Il servizio. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato le condanne per responsabilità penale ai sanzifici Vecere inflitte in primo grado dal Tribunale di Lanciano il 17 luglio 2017. Lo rende noto il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella. Antonio Vecere, 47 anni di Lanciano, amministratore della gestione Calore Treglio, ed Enrico Vecere, 73 anni di Lanciano, amministratore della sanzifici Vecere, sono finiti sotto processo per inquinamento atmosferico con emissione di monossido di carbonio superiore ai limiti di legge, per aver bruciato materiale non conforme rispetto a quello autorizzato dalla Regione per illecito smaltimento delle ceneri, la GCT. L'inchiesa è partita nel 2014 a seguito di superperizie. L'allora procuratore di Lanciano, Francesco Menditto, chiese ed ottenne il sequestro dei due impianti situati alle porte del centro abitato di Treglio. Tante le parti civili costituite, il Comune di Treglio, un nuovo senso civico e 45 cittadini che hanno chiesto danni. I giudici d'appello hanno riformato solo parzialmente la sentenza di primo grado. Per quanto riguarda Antonio Vecere, hanno dichiarato il non doversi procedere riguardo al capo d'accusa, aver bruciato rifiuti rappresentati da materiali diversi rispetto a quelli previsti progettualmente perché prescritto. Per gli altri reati a lui contestati, la condanna è stata rimodulata in 4 mesi di arresto sostituiti con 30.000 euro di ammenda. Confermata la pena per Enrico Vecere, 6 mesi di arresto sostituiti con 40.000 euro. La sentenza di primo grado, scrivono i giudici, va confermata per le restanti statuizioni ed Enrico Vecere va condannato al pagamento delle spese processuali e di giudizio. Al Comune di Treglio e al nuovo senso civico sono state liquidate 2.000 euro di spese processuali ognuno, mentre 4.000 euro sono stati liquidati per altri 45 cittadini che si sono costituiti parti civili. I giudici infine hanno ordinato il dissequestro dei due impianti requisiti il 5 gennaio 2015. Abbiamo avuto sempre fiducia nella magistratura, ha dichiarato il sindaco Berghella, e questa amministrazione si è battuta in ogni modo per la tutela dei suoi cittadini e di quelli dell'intero comprensorio. Ora, considerato il dissequestro, vigileremo sull'evolversi della vicenda. In attesa di capire se il concerto di Jovanotti si terrà il 17 agosto a Vasto, l'amministrazione comunale di Pescara continua a lavorare, avendo raggiunto l'accordo per gli spazi di alcuni balneatori confinanti con la zona della Madonnina e individuato anche un nuovo spazio alternativo a quello di fianco al Porto Canale. Il servizio.
Assessore Cremonese, ci eravamo sentiti qualche giorno fa in merito al concerto di Jovanotti, ci sono delle novità, ma probabilmente entro 48 ore, massimo 72 ore, verrà scritta la parola fine su questa vicenda. Tengo a ribadire quello che ho detto qualche giorno fa, cioè aspettiamo che la città di Vasto possa sciogliere le riserve sull'evento. Noi facciamo il tifo per Vasto che da mesi e mesi organizza l'evento. Nel caso in cui questo non possa svolgersi a Vasto per problemi logistici, Pescara si è fatta avanti e ha dato la propria disponibilità. Il compito più importante, più difficile, è quello di individuare un'area da 30.000 metri quadrati totalmente libera che servono agli organizzatori dell'evento. Il Comune in queste ore sta facendo vari progetti perché vuole proporre Pescara come sede dell'evento del Jova Beach Party. Ci sono delle novità in tal senso rispetto alla settimana scorsa? Beh, alcune novità le possiamo anticipare, anche se siamo in uno stato altamente, diciamo, siamo ancora molto lontani dal dire che possiamo organizzare l'evento. Sulla location in particolare invece possiamo dire che l'area è individuata, abbiamo la disponibilità di alcuni balneatori a mettere a disposizione l'area e noi stiamo come Comune di Pescara cercando di proporre alla manager di Jovanotti una soluzione alternativa, perché non avendo i 30.000 metri quadrati pieni vorremmo proporre una piccola diversificazione della sede dell'evento, cioè mettere una parte di questo evento, metterlo su un'altra location. Non dico nulla ancora per non anticipare, però stiamo lavorando su questa ipotesi. L'area sicuramente è quella della Madonnina e stiamo valutando semplicemente, ma per scrupolo, un'altra area, però dovrebbe essere, mi sento di dire, che quella più idonea attualmente è quella della Madonnina. Posso riferire solo notizie relata refero, cioè quello che mi dicono i miei interlocutori. In settimana dovrebbero sciogliere la riserva. E ora ci spostiamo a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, presentata l'estate roccolana con decine di eventi in uno dei borghi più belli d'Italia. La 17ª edizione dedicata al jazz sarà esclusivamente focalizzata sulla tromba. Il servizio. Estate roccolana 2019 in uno dei borghi più belli d'Italia, appuntamento simbolo per molti, con un calendario di notevole qualità artistica, musicale, culturale, sportiva, con Piazza degli Eroi a Rocca San Giovanni e le tranquille piazze del bel paese che ospiteranno concerti d'autore, cover musicali, commedie teatrali, eventi di beneficenza, manifestazioni sportive di livello, animazione per bambini, appuntamenti enogastronomici. Di rilievo la 17ª edizione di Rocca in Jazz, quest'anno dedicata completamente alla tromba. Nel mezzo di agosto il direttore artistico Walter Gaeta nella presentazione ufficiale degli eventi. Torniamo con Rocca San Giovanni in Jazz, tre appuntamenti incredibili. Iniziamo con l'Orchestra Nazionale del Jazz diretta da Pino Iodice e un ospite internazionale, il trombettista Alex Sipiagin. La seconda serata invece sarà dedicata a un tributo a Kenny Dorham con Francesco Giustini e concluderemo con il magnifico quartetto di Fabrizio Bosso. Tre appuntamenti da non perdere e ricordo, tutto a ingresso gratuito. Decine e decine di appuntamenti a costo zero per le casse comunali che godono della fiducia di sponsor che contribuiscono ad appuntamenti di livello. Col passare degli anni l'estate roccolana è diventata uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti del territorio. Il sindaco Gianni Dirito. Abbiamo tanti ospiti, Stefano Masciarelli, la vera band di Rino Gaetano, cinema, la notte bianca dei bambini, tante iniziative. Io approfitto di questa occasione per ringraziare calorosamente ed affettuosamente tutti gli sponsor che hanno permesso questo cartellone così ricco. Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con il debutto del Pescara, prima amichevole appunto per la squadra di Luciano Zauri dopo una settimana di ritiro. 8 le reti realizzate a Palena contro la Delfino Flacco Porto davanti al presidente Sebastiani e a 500 tifosi. Oggi giornata di riposo caratterizzata dall'ormai tradizionale grigliata di Asado per i biancazzurri che da domani torneranno al lavoro per la seconda e ultima settimana da trascorrere nel comune del Sangro Aventino. Il servizio.
La prima uscita stagionale del Pescara va agli archivi con gli 8 gol rifilati alla Delfino Flacco Porto, squadra del campionato di eccellenza, e con una buona dose di applausi e di entusiasmo dei circa 500 spettatori che hanno assistito dalla tribuna del campo degli Angeli di Palena al galoppo della squadra di Luciano Zauri. Per l'occasione l'allenatore biancazzurro ha tenuto a riposo diversi elementi acciaccati dopo la prima settimana di lavoro in ritiro. C'è la grande attesa per vedere la prima in biancazzurro di Cristian Galano, fiore all'occhiello della campagna acquisti condotta dal presidente Sebastiani e dai direttori Repetto e Bocchetti, ma l'ex Bari, Vicenza e Foggia ha svolto lavoro differenziato per un risentimento al comparto mediale di una gamba, così come in via differenziata hanno lavorato anche Scognamiglio, Memusciai, Balzano, Fiorillo e Bruno. Assente per motivi di mercato anche il difensore Marco Perrotta, che ha lasciato definitivamente Palena e il Pescara per raggiungere Bari, sua prossima squadra. Niente partita e lavoro individuale per Magnero e Campagnaro, così nel primo tempo davanti a Farelli sono scesi in campo Zappa, Bettella, Celli e Del Grosso, mediana con Busellato, Brugman e Tabì e trio d'attacco con Di Grazia e Marras ai fianchi di Tumminello. Tre reti in una prima frazione dove si sono messi in evidenza il terzino scuola Inter Zappa e l'ivoriano proveniente dall'Atalanta Tabì in gol con una poderosa progressione. Prima di lui avevano aperto le danze il capitano Brugman sul rigore e Marras. Nel secondo tempo 4-4-2 con Vitturini, Ciofani, Marafini ed Elisalde in difesa, poi Ciscon, Diaye, Ventola e Crecco. In avanti Bonino e Borrelli, anche se la partita di Bonino è durata appena 8 minuti, lasciando il campo a Di Grazia per un fastidio muscolare. 5 le marcature nella seconda parte con il baby Borrelli e poi Di Grazia, Crecco, gol anche per la Delfino del tecnico Guglielmo Bonati con Tine e poi Cisco e ancora Di Grazia sul rigore per il definitivo 8-1. Quindi applausi finali, il tutto sotto lo sguardo attento del presidente Daniele Sebastiani, salito per la prima volta a Palena dopo una settimana intensa sul fronte mercato. Luciano Zauri si è anche intrattenuto con alcuni tifosi dopo l'amichevole. In serata poi la presentazione della squadra nella piazza centrale del comune del Sangro Aventino. Quella di oggi è giornata di riposo e da domani riprenderà la seconda e ultima settimana di lavoro che chiuderà il ritiro. Già fissata l'amichevole di giovedì, ore 17, sempre a Palena contro la Renato Curiangolana. Domenica probabile test contro una Parigrado, la neopromossa Juve Stabia che è in ritiro nella vicina Rivisondoli. Tra poco invece sorteggio del tabellone di Team Cup con il Pescara che entrerà in scena nel secondo turno e attende di sapere l'accoppiamento dal quale uscirà il proprio avversario. Restiamo in casa Pescara perché è un attacco rinnovato quasi per intero quello dei biancazzurri, specie nel ruolo di centravanti. A metà della scorsa settimana si sono aggregati al gruppo Marco Tumminello e Riccardo Magnero. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno a distanza di 4 anni e mezzo. Vediamo. Saranno Marco Tumminello e il figliol prodigo Riccardo Magnero a dover far dimenticare le 19 reti di Leonardo Mancuso, finito all'Empoli. Per Magnero, per l'appunto, è un ritorno e il centravanti napoletano torna sul sofferto addio del 2015 e sulla sua grande voglia di essere di nuovo a Pescara. È stato veramente emozionante ritornare qui e riabbracciare il Delfino. Ci ho sempre pensato, sin da subito, quando sono andato via, e che non volevo assolutamente andare via da Pescara, però poi sono incastrate delle situazioni dove io sono dovuto andare via per forza. Poi ogni volta che tornavo qui mi veniva sempre la nostalgia, sempre è stato bello pensare al mio ritorno qui, e adesso c'è stata una telefonata col presidente quest'estate dove abbiamo subito trovato l'accordo e mi sono precipitato subito qui. Sa Magnero di non aver reso per le sue potenzialità nelle ultime due stagioni, ma vuole riconquistare il pubblico biancazzurro. Ah, sicuramente li voglio riconquistare, non a chiacchiere ma con i fatti. Sicuramente io suderò la maglia come ho sempre fatto da quando ho indossato questa maglia. Gli ultimi due anni ho fatto male, mi assumo tutte le mie responsabilità, sicuramente è stata colpa mia, però adesso quest'anno tanta voglia di fare bene qui a Pescara e di rilanciarmi. Gli infortuni e l'impiego discontinuo hanno condizionato la breve carriera di Marco Tumminello, uscito dalle giovanili della Roma da predestinato. Arriva in prestito dall'Atalanta e Pescara può rappresentare la piazza ideale per esplodere e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma come ho detto prima, secondo me è quella proprio perfetta per rilanciarsi dopo anni tra infortuni e aver giocato poco. Quindi apposta ho fatto questa scelta, io con i miei procuratori e con il presidente siamo sentiti delle cose e penso di aver fatto la scelta giusta. Ho visto una piazza molto, molto bella, molto dedicata ai giovani, molto
che ti, sotto il punto di vista personale, dagli attaccanti che segnano molto, quindi è sempre una squadra che ha puntato sia sui giovani che sul gruppo, quindi penso sia la piazza perfetta. Questi giorni di tiro stanno andando molto bene, piano piano mi sto integrando col gruppo e sto avendo delle risposte positive nonostante essendo indietro nella condizione fisica. I miei punti di forza sono la fisicità e il colpo di testa, e stando in area di rigore posso essere un buon fattore per questa squadra. Scendiamo in Serie C, dal Cittadella al Teramo. Tommaso Cancellotti riparte dalla Lega Pro per riconquistare panorami calcistici importanti con la maglia biancorossa. L'esterno destro convinto a scendere di categoria, soprattutto dall'importanza del progetto del Diavolo. Lo abbiamo avvicinato proprio nel giorno del raduno del Teramo, l'intervista di Agnia Cantagalli. Tommaso, tu sei uno degli arrivi importanti di categoria superiore. Che sensazioni hai in questo nuovo giorno che sta per iniziare, insomma, in questo nuovo ritiro che sta per partire con il Teramo, scendendo di categoria da Cittadella? Sì, questo è il primo giorno che ci siamo trovati a Teramo. Devo dire che l'impressione è stata ottima, sono molto contento di essere arrivato in una società che mi ha voluto, che è importante, che è un progetto molto ambizioso. Sono contento di poter dare il mio contributo sia in campo che fuori per poter fare qualcosa di importante in questa piazza che merita tanto. Terzino destro, ma abbiamo letto che puoi anche giocare a sinistra eventualmente, anche centrale? Sì, il mio ruolo naturale diciamo che è terzino destro, esterno basso. Ho giocato anche a sinistra quando c'è stato bisogno di essere impiegato a sinistra. Ho fatto anche qualche partita come centrale, ma in caso proprio di estrema urgenza, ecco. Il Teramo è stato inserito nel girone C, un girone che di Serie C ha poco però, perché per le squadre che ci sono sembra più una Serie B. Sì, sicuramente il girone C di Serie C è il girone a mio avviso più impegnativo, dove ci sono squadre non solo attrezzate a livello di organico, ma anche a livello di ambiente hanno un aspetto molto importante. Sicuramente bisognerà prepararci bene, perché sarà soprattutto a livello mentale un campionato molto dispendioso, ma la squadra ha ottimi giocatori che hanno molta esperienza, quindi non sarà sicuramente il girone a metterci pressione addosso. Che ricordi ti porti dietro da Cittadella? Dal Cittadella mi porto tanti ricordi belli, ma diciamo che in ogni parte dove sono stato ho ricevuto tanto, sia come affetto sia come esperienza. Devo dire che da Cittadella ovviamente il ricordo più bello sono stati, non vorrei essere scontato, ma i playoff, dove siamo riusciti ad arrivare in finale, poi abbiamo perso forse per un po' di esperienza rispetto all'altra squadra, ma è comunque un ricordo che rimarrà per sempre nella mia vita. Vieni dalla Serie B e trovi anche un allenatore da Serie B, perché Tedino insomma ha allenato a Palermo fino all'anno scorso. Ci hai già parlato, avete già modo di scambiarvi qualche opinione? Sì, con il mister, io conoscevo già il mister, avevamo già giocato contro, lo conoscevo per la nomea che ha, ma personalmente non eravamo mai entrati in contatto. Abbiamo parlato, è stato un colloquio molto positivo e sono contento comunque di poter far parte della sua rosa. Finisce qui il TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.